Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Crai Giorni 8. Si riparte con il nostro Shingom dall'Australian Open dopo, insomma, le brutte partite fatte nelle ultime uscite del nostro ragazzo. È un po' in crisi. Io spero che con questo inizio di Australian Open, insomma, si riprenda un po'. E non sarebbe male. Siamo la testa di serie numero 10 nel torneo. Siamo al primo turno contro la Petrova. Vediamo che abbiamo dalla nostra parte di tabellone. Allora, fino al quarto turno potrebbe essere abbastanza buono. Abbiamo Vavrinka, ragazzi. Ecco, la nostra testa di serie numero 7 sarà lui. Popirin, Stephenson, insomma, i degni di nota sono questi. Mentre dalla parte opposta abbiamo Rafa Nadal, ovviamente testa di serie numero 1, Taylor, Dixon, Sala e poi, insomma, il resto, diciamo, non pervenuti. Ecco, diciamo così, ragazzi. Direi di partire subito con il nostro Johnny Cingomma contro Petrova e vediamo un po' quello che succede. Dovrebbe essere alla nostra altezza se giochiamo un buon tennis. Scusate, sicuramente se giochiamo un tennis come quello delle ultime uscite, diventerà veramente difficile andare a fare dei risultati, ecco. Quindi non lo so, vediamo un po' quello che dice il campo. Siamo in Australia, ragazzi, a Melbourne, fa caldo, sappiamo qua quando ci sono gli Australian Open è gennaio, fa un caldo micidiale perché è caldo, essendo al di sotto della linea dell'equatore sono in estate, quindi insomma, come sappiamo il tennis va sempre a rincorrere il caldo quando si gioca. Scendiamo testa, vediamo un po' che succede. Ha scelto di servire Petrova, quindi è uscita croce, noi siamo in ricezione nel nostro primo turno. Negli Australian Open, Cingomma, Petrova. Buon divertimento, ragazzi, che inizi il match. Subito un bel incrociato in rovescio di Petrova. 15-0. Bella risposta di Cingomma. Bella roba, ragazzi, bella risposta. E poi si va a chiudere con i piedi dentro al campo. Il dritto è incrociato anche noi. 15 pari. Risposta sulla riga di Cingomma. Si libera bene il campo, ragazzi. Bella roba, bella roba. 15-30. È un Cingomma diverso quello dei primi minuti qua a Melbourne. Sa che non può più sbagliare perché sennò potrebbe, insomma, la sua carriera potrebbe prendere una brutta strada. E non è quello che vuole, ovviamente. Bruttissimo, bruttissimo. Ah, bruttissimo, però, insomma. Funziona, funziona, quindi 15-40. Chiediamo scusa infatti all'avversario per quanto era brutto il nostro tiro. Match point, c'è qualcosa che non va, ragazzi, nelle impostazioni. Eppure avevo cambiato. Avevo cambiato. Match point numero 2, va bene, ormai comunque purtroppo ce lo dobbiamo giocare così. Quaranta pari, ragazzi. Adesso mi viene il culetto perché essendoci già a match point vuol dire poter perdere anche noi la partita, quindi non voglio perderla assolutamente. No, 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 no. Match point Petrova, ragazzi. Non va bene questa storia. Avevo cambiato l'impostazione, ma non me l'ha salvata probabilmente. Brutta storia, ragazzi.
Bella roba, ragazzi. Salviamo il match point a questa maniera. Bella roba. 40 pari, quindi. 40 pari. Dai ora, allora. Meno male ci ha ritirato di qua, se no ci inchiappettava. Lo prendiamo in contropiede. Adesso sarà match point nostro, ragazzi. Dai, allora. Dai. Andiamo di passare questo primo turno. Il match point numero 3. Ne abbiamo falliti due. Sarebbe male non riuscire a farlo, ragazzi. 3 match point abbiamo avuto a disposizione. Seconda di servizio. Ce lo regala lui, ragazzi, il match point. Doppio fallo di Petrovav. E Petrovai, siamo noi a passare il turno e andiamo, quindi andiamo al secondo turno degli Australian Open, ragazzi. Chingom si riprende, peccato per i game che e il set del match che dovevo aver cambiato, ma poi siccome adesso vi faccio vedere come funziona per cambiarli e quindi non me li ha tenuti salvati. Adesso vi faccio vedere praticamente quando siamo sul tabellone, se noi accediamo alle impostazioni possiamo andarli a cambiare, magari appunto metterle 4, se io ho l'abitudine di tornare indietro e se è a posto, no? In realtà in questo gioco non va bene, perché come vedete ve lo resetta, e quindi dovrete fare accetta e continua, in modo che adesso sia veramente salvato. Adesso magari volevo fare un altro match veloce nel video, per evitare che venga magari troppo un video lungo, possiamo mettere 3-7, ecco, possiamo mettere 3-7 e fare contro Silva, ragazzi, l'incontro della vita. Quindi secondo turno dell'Australian Open, subito in campo contro il nostro Silva, che è anche super affaticato e è un po' più scarso rispetto a noi in alcune cosette, quindi si può veramente, ragazzi, andare a passare anche al secondo turno, o meglio, io spero, non sarebbe male, non sarebbe per niente male. E allora si entra in campo, ragazzi. Vediamo chi sceglie la monetina, sceglie Silva, ha scelto Croce. E ha scelto di ricevere, quindi servizio nostro, ragazzi. Vi ricordo, qua abbiamo impostato 3 game con un set. E vediamo, ragazzi, subito servizio nostro. Prima non ne abbiamo neanche servito praticamente, perché era tutto sballato con quel discorso di un game e basta. Bel lungo linea, ci prova subito Silva. Peccato, peccato. Ci scappa il dritto, ragazzi. 0-15. Proviamo a farla avanzare con una palletta corta, visto che era indietro tanto. Un bel lob. Andiamo a rete. Bella volée. 15 pari. Bella roba, ragazzi. 15 pari. Dritto il contropiede, 30-15. Bello questo, ragazzi, bello bello. 30 pari, Silva ci mette in difficoltà. Non entra la prima, quindi secondo di servizio. Bello incrociato. Mamma mia, ragazzi, comanda lo scambio. Comanda lo scambio, Silva, 30-40. Prima palla break del match. Vorrei provare a fare un serve and volley. Vediamo che succede.
Si ripete la prima. Andiamo, andiamo, andiamo. Bella roba, ragazzi. Due volè, riuscite bene. Una, la prima un po' peggio, ma insomma va sulla linea. Ci permette di liberarci il campo per la seconda volée, quindi 40 pari di nuovo. Tiene duro, Shingomma. Di nuovo serve in volley. Ah, brutta stavolta, brutta, brutta, brutta. Di nuovo palla break, questa volta niente da fare. Non si va giù, ragazzi, c'è il break. Silva 1-0, conquista il break. Non entra, seconda di servizio. Doppio fallo per Silva. 0-15, quindi. Per il nostro grande Johnny Cingomba, ragazzi, che si sta riprendendo dalle ultime partite e uscite brutte della finale di stagione scorso. Ci sta tenendo lì all'angolino, adesso non ci fa uscire Silva. Proviamo in lungolinea. Lo sapevo, lo sapevo, è quello che aspettava. È quello che aspettava Silva per rincularci per bene. 15 pari. No, ci siamo lasciati proprio inchiappettare a questa maniera. Brutta roba. Ci si libera bene il campo. Bella roba, ragazzi. 30 pari. Non si molla. Non si molla un centimetro. Larghissima la prima di servizio. Bella risposta, attenzione. Rimane in campo per fortuna. Facciamola avanzare una pallettina corta. La palla va fuori in risposta, quindi 30-40. Palla break anche per noi. Vediamo se si sfrutta subito l'occasione per controbreccare l'avversario. Sarebbe buonissimo avere subito il controbreak adesso. Seconda di servizio, quindi palla break da difendere con la seconda di servizio. Eccola qua, ragazzi. Il break point, il controbreak riuscito. Uno pari e si va di nuovo a servire noi adesso. Uno slice ad uscire, vediamo un po' che succede. Induce all'errore il nostro Silva, quindi 15-0. Ottimo, ragazzi. Slice interno adesso. Vediamo se lo rimette in difficoltà di nuovo. Bello, bello, ragazzi. 30-0. Stavolta Cingomma fa sul serio, finalmente si è ripreso. Finalmente si rivede un buon tennis da parte del nostro italiano Johnny Cingomma in quel di Melbourne. Bel lungo linea, ragazzi, 40-0. Anche l'atteggiamento è più positivo del nostro ragazzo. Proviamo a fare un bel ace interno e slice, non sarebbe male. Però ci arriva perché non abbiamo molta potenza. Però va bene lo stesso. 2-1, ragazzi, 2-1. E insomma, siamo migliorati tantissimo e si vede. Tra l'altro non ho neanche cambiato il livello di difficoltà. Era proprio in un momento di crisi che non riuscivo più a giocare. Sia io che il nostro Cingomma eravamo un po' in crisi. Ci apriamo il campo alla perfezione, ragazzi, e quindi 0-15. Silva nulla può contro Cingomma adesso, è proprio alla sua mercé.
Doppio fallo, 0-30. Siamo a 2 punti dal match, ragazzi, quindi 2 punti dal vincere il secondo turno di Melbourne, Australian Open, Australia, ovviamente. Bel diagonale che ci consegna il match point. È proprio calato, cioè, è proprio calato. Ha giocato il primo game a bestia, poi dopo si è spento Silva, non so perché. Meglio così, cioè, meglio per noi, cioè, alla fine è meglio per noi, eh. Pallettina corta, vediamo che succede. Va fuori, va fuori. 15-40, quindi, peccato, è andata fuori. Seconda di servizio. Ah, ci butta fuori lui stavolta. Madonna. Forse si è un po' svegliato adesso Silva, che non vuole andare a casa, ma forse ci va. Eccolo lì, conquistiamo ragazzi il secondo turno di Melbourne degli Australia Open e passiamo al terzo turno, dove andiamo subito a vedere chi dobbiamo affrontare. Subito chi dobbiamo affrontare. Andiamo a vedere. Errori non forzati 2, infatti stanno 4 i nostri, stanno diminuendo comunque rispetto alle partite precedenti, dove ce n'era oltre 10, veramente in crisi. Siamo finalmente migliorati. Popairin, ragazzi, il nostro prossimo rivale. Attenzione, cosa vedo nei miei occhi? Vavrinka, testa di serie numero 7, è uscito con Vasile, o con Vasile, come si chiama? E quindi noi abbiamo tutta la parte di tabellone libera adesso, fino al quarto turno, sperando comunque di riuscire a passare l'incontro con Popairin. Ragazzi, quindi mi raccomando, non vi perdete i prossimi video, perché ce ne sarà da vedere delle belle. Iscrivetevi al canale se si va, seguite le pagine social, fatemi sapere che ne pensate. E meno male, il nostro Shingom è tornato in forza, ragazzi. Quindi ci vediamo qua nei prossimi video. Ciao ciao.